Questa era appunto una notizia di attualità, una cosa anche divertente, e vediamo quali saranno gli sviluppi, se ci sarà qualche ennesimo mea culpa in questo senso. A proposito, posso cambiare argomento, sì, Francesco? Sì, era solo proprio come una curiosità. Sì, era curiosità. E niente, ti ricordi la conferenza della Laura Rangoni che è venuta fuori quella signora a dire: ma il Dio dei cristiani non ha ammazzato Isacco, cioè Abramo non ha ammazzato Isacco. E c'è stato un po' di, diciamo così, di battibecco, no? Mm-hmm. Per cui è intervenuta Laura Rangoni, che fra le altre cose, lei è laureata in storia del cristianesimo, fra le altre cose, per cui conosce sia i testi sia l'interpretazione dei testi, no? E si sono fermati sul dibattito, Abramo non ha ucciso Isacco, ma siccome Abramo voleva, pensava di uccidere Isacco, è come se l'avesse ucciso, no? Sì. C'è stata questa a spanne, no? Sì, sì, che sì, sì, sei intervenuto anche tu, no? Su sì. Questo tipo di... Ecco, il problema è un altro, cioè il testo della Bibbia in realtà non è che gliene frega niente di ammazzare Isacco. E nel testo della Bibbia interessa che Abramo sia talmente sottomesso e obbediente al Dio tanto da essere pronto ad ammazzare Isacco. Cioè, a Dio non gli fregava niente che lui ammazzasse o non ammazzasse Isacco. A lui interessava che Abramo fosse talmente sottomesso a Dio, pronto a far strage, pronto a uccidere chiunque, pronto a qualsiasi infamia pur di obbedire al Dio. E l'infamia maggiore, diciamo così, era rappresentata dalla richiesta di uccidere Isacco. Ed è considerato sempre storicamente in tutte le manifestazioni religiose, attenzione, sto parlando solo di religione, non sto parlando di società civili, il massimo delle infamie che uno possa fare, cioè praticamente distruggere i propri figli, distruggere i propri figli in funzione della volontà del Dio, cioè uccidere la propria società per far piacere a un altro. E questo in realtà è il racconto di Isacco. Ebbene, c'è stata la polemica, Francesco, volevo allacciarmi alla polemica di Toaf, proprio perché Toaf, il figlio dell'ex rabbino capo di Roma, ha scritto un libro giustificando le accuse dei cristiani nei confronti degli ebrei del sacrificio dei bambini. In pratica, cosa dicevano i cristiani per massacrare gli ebrei? Gli ebrei, quando arriva Pasqua, fanno la Pasqua col sangue dei loro bambini o dei bambini, cioè prendono dei bambini, fanno sacrifici umani, li squartano, bevono il sangue dei bambini. Ebbene, questa accusa veniva usata dai cristiani per criminalizzare gli ebrei, cioè per pensare agli ebrei come dei criminali, per poterli uccidere, massacrare e derubare. E alcuni ebrei vennero presi durante queste accuse, vennero torturati, e naturalmente quando ti torturano a un certo punto dici tutto quello che l'altro vuole sentirsi dire e gli firmi tutto. Ve lo assicuro io che io avevo firmato di aver ammazzato Tagliaccio dopo due giorni che mi avevano massacrato. Per cui quando ti torturano fai qualunque affermazione e naturalmente esistono queste dichiarazioni agli atti estorte da tortura in cui alcuni ebrei dicevano di aver ammazzato dei bambini. E la Chiesa Cattolica riuscì a far passare l'idea che gli ebrei ammazzavano i bambini proprio con l'esempio di Abramo e di Isacco. Allora, pensate un po' all'assurdità di tutto questo, no? Alla base della Chiesa Cattolica c'è il sacrificio di Isacco che fa Abramo. La Chiesa Cattolica usa Isacco ed Abramo per massacrare gli ebrei, per colpevolizzare gli ebrei, affermando che gli ebrei fanno sacrifici umani. Cioè, provate un po' a pensare all'assurdità di tutto questo. Francesco, non ti sembra allucinante ciò? No, sai, ma poi è una cosa significativa, perché sarebbero sul libro di Toaf, su Pasqua di Sangue, che purtroppo sembra che tutte le pressioni e le censure sparirà, c'è da fare una cosa che è più interessante e più curiosa. Ed è una piccola citazione che viene fatta sul Corriere della Sera, e dice: azioni e reazioni istintive, viscerali, virulente, dove i bambini innocenti e consapevoli diventano vittime dell'amore di Dio e della vendetta. Il loro sangue bagnava gli altari
di un Dio che si riteneva dovesse essere guidato, talvolta spinto, con impazienza a proteggere e punire. Al di là del fatto storico, che siano o non siano esistiti questi omicidi rituali, al di là della consistenza o al di là dell'invenzione, perché beh, io che vivo a Marostica, sono nato a Marostica, e chi di Marostica sa che esiste il Beato Lorenzino, sì, vittima degli ebrei, dei perfidi giudei, come pregava appunto la Chiesa Cattolica. A me non interessa il fatto storico in se stesso, se sia o non sia esistito. Significa che esisteva una cultura in cui si poteva pensare o immaginare o ipotizzare o prendere in considerazione il fatto che i bambini potevano essere sacrificati. Che poi venisse fatto o non venisse fatto è una cosa secondaria, perché il problema è la cultura che vai a imporre, la cosa che prospetti, perché il problema è questo qua: se io penso che, come fanno i monoteisti, che sacrificando tuo figlio ottenga un consenso da Dio, alla fine, raccontando questa palla, questa menzogna, il fesso arriva a ammazzare il figlio per avere consenso da Dio. D'altronde, io ricordo che alcuni anni fa su questa trasmissione ci fu una polemica, perché intervenne un cattolico e disse, parlo 2004-2005, disse che lui non avrebbe avuto problemi ad uccidere suo figlio se Dio glielo avesse ordinato. A questo punto, questo non è successo tra gli ebrei, succede tra i cattolici. Su internet c'è anche la registrazione di questa, questa telefonata di questo cattolico. E lo significa che a me non mi preoccupa se gli ebrei hanno ucciso o non hanno ucciso i bambini, perché è un problema storico che non voglio affrontare, che però è giusto che si dibatta, e trovo anche assurdo che si ritiri un libro e che si vada a fare censura senza prima di averlo letto, perché d'altronde sicuramente se il libro dice delle cose inesatte dal punto di vista storico ci sono gli storici che lo andranno a correggere, però costringere l'autore a ritirarlo è un fatto gravissimo. Come è un fatto gravissimo il fatto che il padre di Ariel Toff sia stato costretto a ritirarsi le sue dichiarazioni sul discorso della legge sul negazionismo. Ma al di là di questo, il fatto rimane sempre questo: io propongo, ipotizzo, gli ebrei, i monoteisti lo fanno, il sacrificio del figlio. E questo diventa pericoloso, perché alla fine qualcuno ne sarà convinto che si possa fare così, qualcuno lo potrà fare, qualcuno alla fine esasperato perché abbandonato da Dio o temendo l'ira di Dio potrebbe arrivare a questo. E allora è giusto che ci sia un libro che ricordi la tragicità delle accuse appunto di questo senso, perché documenta quante atrocità si possono commettere nel nome del Dio dei monoteisti, perché quando si ha un Dio che è permaloso, e la Bibbia lo dice, che è un Dio che è geloso, quando si ha un Dio che potrebbe arrivare a chiederti questo, le persone che accettano la sottomissione totale potranno anche nella loro allucinazione, nella loro follia, nella loro pazzia arrivare a questo. Perciò è giusto che un libro del genere giri, che si possa leggere, e soprattutto perché dimostra qual è la follia del monoteismo, il fatto stesso della circoncisione, il fatto di dover marchiare come un animale un bambino, perché questo dimostra che appartiene a Dio, quando un bambino appartiene prima di tutto a se stesso. E questo è importante ricordarlo. I bambini non appartengono a nessuno. I casini grossi sono successi all'interno della Bibbia, cioè sì, la necessità che avevano gli ebrei che hanno inventato il monoteismo a Babilonia era quello di distruggere le credenze religiose degli ebrei che invece non erano andati a Babilonia. E in tutta la Bibbia voi trovate lo scontro fra il Dio degli ebrei di Babilonia, il Dio monoteista, contro Baal. Cioè, questo scontro lo trovate per tutta la Bibbia. E l'accusa degli ebrei di Babilonia è che gli ebrei rimasti fanno passare i figli nel fuoco, fanno passare i figli attraverso il fuoco. E questo tipo di sacrificio, che si legge in almeno un 20-30 passi della Bibbia, non è un sacrificio delle persone, ma è una dedicazione delle persone. In pratica non era altro che il rito di gioventù che a Roma troviamo con il rito della toga, no, Francesco? Sì. Quando si dà la toga al ragazzo che diventa adulto, no? Che diventa maturo, e che veniva fatto dai fenici attraverso le due colonne di fuoco, il rito del Moloch, come viene chiamato normalmente. Però non era un rito di immolazione, un rito di uccisione, un rito di sacrificio, ma era semplicemente un rito di maturità.
Questo rito in onore di Baal, cioè il passaggio nel fuoco, che dice nella Bibbia: avete fatto passare i vostri figli nel fuoco, cioè non è che li hanno bruciati vivi, li hanno fatto attraversare il fuoco in mezzo alle colonne, viene associato a un'altra tradizione che avevano i Fenici, che è la tradizione dell'onorare i bambini morti prematuramente. Cosa volete farci? C'era una grande mortalità infantile, è un dato di fatto. Alcune società antiche avevano delle usanze anche per regolare la quantità di persone nella società, perché non potevano mantenerle tutto. Ogni botta era un figlio, sempre, non avevano molti preservativi. Li inventarono i romani dopo un po' la volta i preservativi, dopo arrivarono i cristiani e bloccarono la faccenda. Ma sai, li inventarono i preservativi perché non c'era lo Spirito Santo. E praticamente avevano anche il rito di onorare quei bambini che non riuscivano a superare il minimo di età, l'anno, i 2 anni di vita, e praticamente li bruciavano, cioè li mettevano sulla pira, no? E li dedicavano al Dio. Dicevo: vabbè, la vita non gli ha consentito a loro di crescerli, conducili tu per mano, no? E dopo le ceneri venivano messi nei Tophet e venivano seppellite. Era un rito di onore per i bambini che non erano riusciti a vivere più di tanto, oppure anche i feti nati morti c'erano. Ebbene, questo rito che facevano i Fenici venne praticamente storpiato, storpiato, interpretato come se i Fenici bruciassero i loro figli. Voi pensatevi un po' che coglione che è una famiglia che si brucia vivi i suoi figli, no? Per onorare il Dio, quelli che magari li manterranno quando sono vecchi, cioè bisogna essere degli idioti, cioè, tanto per essere chiari. Però siccome credo che sia Strabonno o un altro parlò di questa cosa, no? Semplicemente perché i romani dovevano far fuori i cartaginesi, in pratica. Nella storia, un po' la Bibbia, un po' questo, un po' quest'altro, insomma, si sono accavallate due o tre ipotesi, due o tre scemenze, che alla fin fine hanno tentato di avallare questo tipo di. Vieni, non ti preoccupare. Hanno tentato di avallare questo tipo di usanze come se fossero sacrifici umani. Naturalmente, cosa succedeva? Che gli ebrei, per opporsi a Baal, per opporre il proprio rito a Baal, hanno dovuto fare un altro rito. Cioè, non è più il bambino che viene dato al Dio, ma è il Dio che si appropria della volontà delle persone. Ed ecco che nasce la leggenda di Abramo e di Isacco, proprio come sottomissione di Abramo al Dio. Però l'unico sacrificio umano vero e proprio è quello di Abramo. Sì, anche perché c'è da ricordare che certe volte purtroppo la Bibbia ha abituato le persone a pensare col discorso dell'interpretazione letterale delle cose. Esistevano in realtà altre cose che erano ben diverse, perché noi l'abbiamo ricordato spesso, Vernant, affrontando il tema del sacrificio della figlia, dice che chiaramente cosa succedeva? Succedeva che diceva sacrificherò mia figlia, in realtà si prendeva appunto una capra, la si vestiva come una propria figlia, la si considerava propria figlia e veniva sacrificata. Questo veniva fatto anche nelle guerre, veniva fatto appunto anche nelle varie guerre in cui si sacrificavano le capre perché rappresentavano i nemici. Certo che appunto se uno dice il sacrificio della figlia pensa al sacrificio umano, in realtà questo sacrificio umano non c'è mai stato, proprio perché si utilizzavano elementi sostitutivi. Ecco, il nostro regista Franco mi comunica che la trasmissione in cui il cristiano dice che avrebbe ucciso suo figlio se Dio gliel'avesse chiesto, 23 settembre 2004, la trovate all'interno del sito federazionepagana.com/radiopagana. 23 settembre 2004, in maniera tale che appunto avete anche un riferimento testuale documentale di come può essere la follia appunto dei monoteisti nel senso letterale delle cose. In realtà i greci erano più attenti, più significativi, più abili, in quanto sapevano che bastava una capra, anche che il Dio non sarebbe adirato, cosa che il Dio dei monoteisti non è mai disposto ad accettare, niente di insostituto. Adesso faccio un discorso un po' confuso, diciamo così, no? Perché non ho i dati sotto mano e vado un po' a memoria. Però tu mi puoi correggere. Bucert parla dei sacrifici nell'età antica. E qualcuno ha mandato una aberrazione del genere.
E Booker che parla del sacrificio, di un sacrificio praticato ad Atene, in cui si ipotizza che quel sacrificio fatto ad Atene potesse essere stato il sacrificio umano fatto più anticamente. Il problema è che Booker trova la conferma di questo all'interno della Bibbia. Cioè, che è una cosa da spararsi in testa, cioè io veramente, questa è un'analisi che trovate su internet, l'ho messo come pagina, Sacrifici umani e Vicca, perché fu una pagina fatta da un certo Gabriele, contro Francesco, fu una mail fatta contro Francesco che esaltava il fatto che gli antichi facessero sacrifici umani, mandata su una lista di discussione, mi sembra The Vicans. E io naturalmente questa l'ho presa, ho detto vabbè, farò questo, siccome mi sfidava a commentare questa email, ho detto vabbè, lo farò insomma un giorno. Dopodiché un giorno l'ho presa in mano, mi sono controllato un attimino, siccome qualche libro io ce l'ho, non ne ho tantissimo, qualcuno ce l'ho, mi sono tirato fuori appunto sto libro di Booker e mi sono letto da dove viene fuori sta roba, e in effetti torno a ripetere, Booker, cioè questo rito della purificazione che faceva Atene viene secondo lui interpretato partendo dal rito analogo che facevano gli ebrei, e c'è un gioco di interpretazione, diciamo così, era praticamente il capro espiatorio, ecco, che veniva fatto anche ad Atene, però solo con la Bibbia lui faceva questa ipotesi, però è un'ipotesi demente, è come quello, come l'archeologo che trova un cranio e dice ecco qui fatti sacrifici umani, no, hai solo trovato un cranio e basta. Ma se voi pensate che uno dei motivi per cui nell'antichità esisteva la giudeofobia, come qualcuno ha scritto, era perché i greci non comprendevano perché gli ebrei disprezzassero così tanto le altre persone che non avevano la loro religione, e non si può porre in riferimento la storia ebraica con la storia dell'antica Grecia. Io voglio ricordarvi una cosa semplice, che per comprendere l'antica Grecia, di quanto fosse dalla visione lontana dalla visione monoteistica, basterebbe un attimino andarsi a prendere la raffigurazione degli atleti nudi. Se voi prendete nei vari vasi in cui ci sono i corpi degli atleti, noterete che hanno tutti quanti il pene che sembra un salsicciotto. Perché? Perché gli ebrei avevano l'abitudine di essere circoncisi. Per i greci l'oscenità era mostrare glande, allora per evitare che gli atleti a corpo nudo mostrassero quella parte del corpo, si legavano il prepuzio in maniera tale da nascondere il glande. Esatto. Ecco, cioè pensate che per noi è una cosa secondaria, i greci avevano così tanto distacco dal discorso ebraico o giudaico che addirittura un aspetto del genere, che potrebbe essere insignificante, d'altronde è insignificante per noi se lo vediamo nei nostri occhi, e allora prendere la mitologia greca e dire questo rituale è un rituale che ha sacrificio umano perché gli ebrei lo facevano, significa chiaramente falsare le cose, significa prendere per buono un libro che è solo un'invenzione, che è solo una menzione come la Bibbia. Le mitologie di nessun popolo possono trovare riscontro analogie col discorso della Bibbia. No, ma infatti no, anche perché la Bibbia è stata inventata per impossessarsi delle persone. Cioè proprio i profeti a Babilonia avevano la necessità di impedire alle persone ebrei deportate a Babilonia di integrarsi con la popolazione, perché la schiavitù babilonese, noi usiamo il termine schiavitù, no? Però non ha niente a che vedere con l'idea che noi abbiamo della schiavitù. In realtà a Babilonia arrivarono molte popolazioni proprio per arricchire, per rafforzare la città, e quelle popolazioni non è che fossero in catene a lavorare come schiavi, come noi li pensiamo, cioè che noi abbiamo l'idea cristiana in testa di che cos'è la schiavitù, ma erano delle persone semplicemente deportate che dovevano fare dei lavori, ma avevano casa, avevano traffici, possedevano oro, davano soldi in prestito, per cui avevano anche capacità giuridiche, e queste persone frequentavano le scuole babilonesi, e
I profeti avevano, i profeti, quelli che passarono proprio per profeti ebrei, avevano la necessità di impedire a queste persone di integrarsi con il resto della popolazione di Babilonia. Per questo si inventarono tutto quello che è la Genesi, il Deuteronomio, l'Esodo, un esodo precedente dall'Egitto, un Mosè, un rapporto col Dio, tutte queste menate, ma è stata fatta apposta per impossessarsi delle persone. Cioè, l'ideologia ebraica, la religione ebraica e il cristianesimo che ne deriva è stato pensato proprio per stuprare le persone, per mettere le persone in ginocchio sotto il Dio. Cioè, mentre tutte le altre religioni sono espressione dei bisogni delle persone, il politeismo, il riconoscimento degli dèi, il riconoscimento della natura e tutto il resto, la religione ebraica nasce invece come volontà di possesso delle persone. E l'ipotesi freudiana, cioè l'ipotesi fatta da Freud, secondo cui gli ebrei imparano il monoteismo da Akhenaton, è una stupidaggine, non è mai esistita sta roba. E purtroppo cosa succede? Succede che a Babilonia gli ebrei devono diversificarsi dalla popolazione, usano il marchio, usano come marchio la circoncisione, che era un'usanza igienica usata dagli egiziani. Questa usanza igienica usata dagli egiziani viene usata invece a Babilonia dagli ebrei, cioè tutta un'altra parte, come marchio per appartenere a quel Dio. Anche perché una volta che l'hai fatto, tu non ti puoi più far ricrescere le glande. Per cui sei marchiato. E marchiato non torni più indietro. E questo era il potere che loro avevano sulle persone. Claudio, tu avevi l'esempio preso da Tito Livio su come si comportava invece in ambito romano rispetto al discorso dei ragazzi. Sì, no, l'avevo detto prima a Francesco, no, sì. Questa storia. Cioè, noi di Tito Livio ci sono rimasti la storia di Roma, no? Però in realtà non è la storia di Roma. Cioè, quello che ci racconta Tito Livio è la storia di Roma in termini morali, etici, da trasmettere ai ragazzi, cioè quell'insieme di valori morali che i romani volevano trasmettere alla loro gioventù. Infatti la storia di Tito Livio andò distrutta, meno che la storia che noi ci sono rimaste, che c'erano scritte talmente tante nell'impero, era talmente diffusa sta storia che non finiva più. E vabbè, se vuoi che vada Francesco, l'esempio che voglio prendervi adesso è un esempio morale, etico, di comportamento che i romani tenevano in grande considerazione e naturalmente lo attribuivano a una loro figura mitica, in questo caso è la figura mitica di Camillo. Bene, i romani, tenete presente, stanno tenendo d'assedio la città di Faleri. E adesso vediamo un attimo come si comportano. Presso i Falisci vigeva l'abitudine di servirsi della stessa persona come maestro e accompagnatore dei figli, e inoltre l'educazione di più fanciulli veniva affidata ad una sola persona, come tuttora accade in Grecia. A distruggere i figli dei maggiorenti, come è normale che avvenga, era colui che a giudizio comune prevaleva per dottrina. Costui, ancora in tempo di pace, aveva abituato i fanciulli a giocare e a esercitarsi davanti alla città e, una volta scoppiata la guerra, non aveva interrotto quell'abitudine, conducendo gli allievi a passeggiare ora lontano, ora vicino alle porte. La volta che gli si presentò l'occasione opportuna, inframmezzando giochi e discorsi vari, si spinse più lontano del solito e condusse i fanciulli fino alla tenda pretoria occupata da Camillo. Lì concluse la sua azione scellerata con ancora più scellerate parole. Egli aveva consegnato Faleri in mano ai romani, dal momento che dava in loro potere quei fanciulli che erano figli dei maggiorenti della città. All'udire quelle proposte, Camillo replicò: «Tu scellerato, sei giunto con scellerato dono, ma non trovi né un comandante né un popolo che siano pari tuoi. Fra noi e i Falisci non esiste un'alleanza sancita da un patto umano, ma esiste ed è sempre esisterà quell'alleanza che nasce dalla comune natura umana. Esiste un diritto di guerra, come esiste un diritto di pace, che noi abbiamo appreso ad osservare con gli strumenti della giustizia, non meno che con quelli della forza. Le armi che impugniamo non sono rivolte contro quell'età, che risparmiamo anche quando una città cade nelle nostre mani. Sono rivolte contro altra gente in armi, contro coloro che senza essere stati da noi colpiti o provocati hanno aggredito, sotto veio, l'accampamento romano. Tu, per quanto potevi, li hai superati, grazie a un delitto che non ha precedenti. Io sconfiggerò Faleri, come ho sconfitto Veio, con i mezzi che usano i romani, col valore, con le opere di guerra, con le armi.
Poi lo fece spogliare, gli fece legare le mani dietro la schiena e lo consegnò ai fanciulli perché lo riportassero a Faleri, dando loro delle verghe perché sospingessero il traditore a Narbate dentro la città. A quello spettacolo subito ci fu un grande concorso di popolo e quindi i magistrati convocarono il Senato perché la situazione si presentava sotto un nuovo aspetto. A tal punto cambiò la posizione d'animo che tutta la città chiedeva la pace proprio a quei falisci che fino a poco tempo prima, inaspriti dall'odio e dall'ira, dicevano di preferire qualsiasi la fine dei vaienti alla pace dei capenati. In foro e nella curia venivano esaltati la lealtà romana e il senso di giustizia del comandante. Tra l'approvazione di tutti furono mandati degli ambasciatori a Camillo negli accampamenti e da lì, col permesso dello stesso Camillo, a Roma e dal Senato per trattare la resa e la pace. Bene, questa è la storiella. È una storiella che ci dice che non si sbattono le teste dei bambini contro le pietre, non si distrugge il futuro di una città solo per avere il possesso delle persone. E vi ricordo che queste storie erano date proprio come esempio morale. Ora, se voi usate la Bibbia come esempio morale, prenderete i bambini e gli sbatterete la testa contro le pietre, perché tanto sono oggetti di possesso. Il Dio dei cristiani ammazza i bambini, mentre invece a Roma abbiamo una morale diversa. Applicato o non applicato non ha importanza, era questo che si voleva trasmettere ai giovani. D'altronde, pensate alla visione del mondo di un ragazzo a cui veniva esaltato un condottiero, un eroe che aveva agito in questa maniera. Sicuramente un militare, quando doveva compiere un'azione, si ricordava che gli avevano insegnato. Di conseguenza, di fronte ai bambini, non avrebbe distrutto una città, ma avrebbe, una volta vinta, gli avrebbe riconosciuto il dovere. E questo significava anche creare una capacità di dire che le persone sono importanti, perché quando gli altri diventano nemici, peccatori, perché ormai sembra che il termine peccatore venga usato con la massima disponibilità in tutti i campi politici, significa che un peccatore è un qualcosa che pecca, che manca. E che siccome nel monoteismo i peccatori devono essere puniti e se sono continuamente peccatori anche giustiziati, significa che le persone non si affrontano per come sono capaci di comportarsi e di agire, ma per dei peccati di tipo sessuale, per dei peccati di chissà quale tipo possono essere colpite. E ne abbiamo un esempio anche di attualità rispetto alle persone col discorso dei Pax, dei Dico, delle coppie di fatto. Se voi vedete, non si sta parlando di delinquenti, non si sta parlando di nuove brigate rosse, di terroristi, di black bloc che vanno all'assalto, distruggono le città, fanno danni. Si sta parlando di persone che vivono la loro esperienza personale, che non portano danno alla società, anzi danno un contributo, perché si dice che la società è basata sul rapporto fra le persone, due persone che stanno assieme sono persone da incoraggiare perché contribuiscono all'equilibrio della società. Eppure abbiamo cardinali, Chiesa Cattolica, tutti quanti impegnati nel dire non dovete riconoscere queste persone. Cioè, non sono persone che chiedono finanziamenti, non chiedono sostegno, non chiedono contributi, non chiedono niente, chiedono soltanto che abbiano dei diritti. Eppure, se viene a chiedere da persone che sono al di fuori di qualsiasi logica politica, di chiedere a questi politici, eletti anche dalle coppie di fatto, di ignorarli. E questo è ogni politico, è qui a esaltare. Pochi politici, per fortuna o per sfortuna, sono indipendenti da questo, ma tutti i politici sono qua a esaltare il diritto della Chiesa Cattolica di dire queste cose. Ma c'è da pensare a una cosa ben particolare. Quali politici avremo nel futuro di fronte a questa logica in cui tu vai dal cittadino e dici io rappresento il popolo italiano, vengo eletto da voi in maniera democratica, poi se la mia chiesa mi ordina di fare qualcosa, io vado contro di voi. Cioè, nessuno ha osservato questa assurdità di cose, perché significa che io devo votare, delegare a qualcuno a rappresentarmi e questo mio rappresentante, se è cattolico, una potenza esterna allo Stato e alla società, gli può imporre di venirmi contro. Allora, non è ora di pensare che tutti i monoteismi sono pericolosi? Se pensate, quello che chiede la Chiesa Cattolica adesso, che distanza c'è tra il monoteismo e l'integralismo islamico? Nessuna.
Allora io inviterei le persone a riflettere questo: se ormai l'essere cattolici o pensare in maniera di obbedienza alla Chiesa non vada in contrasto con la vita di questa società. Ma guarda che tu sei troppo gentile, perché quello che tu hai detto è estremamente moderato, fra virgolette, perché uso il termine in maniera diversa. Perché io ho qui una dichiarazione di Stefano Rodotà, da Repubblica del 14 febbraio 2007, ieri? 14 febbraio 2007, e dice: è ormai evidente che le gerarchie ecclesiastiche hanno deciso di collocare i loro interventi e le loro iniziative in una dimensione che va ben al di là del legittimo esercizio della libertà di espressione e dell'altrettanto legittimo esercizio del loro magistero. Giudicano i nostri tempi con una drammaticità che fa loro concludere che solo una presenza diretta, non tanto nella società ma nella sfera propriamente politica, può rendere possibile il raggiungimento dei loro obiettivi. Cioè, noi siamo in una posizione in cui la Chiesa Cattolica sta facendo attività di eversione dell'ordinamento costituzionale. Questo sta dicendo Rodotà. Sai, ma di io, qualcuno non, non ha sollevato storie. Io ho parlato del Corriere della Sera di giovedì 14 dicembre 2006 e un certo cardinale Caffarra, che ha preso il posto di Biffi a Bologna, allora l'articolo del Corriere della Sera dice: fa il cardinale le coppie di fatto, niente aiuti, lo Stato le ignori. Ma sai, io mi comincio a preoccupare quando mi si dice che un mio simile, che un'altra persona, la debbo ignorare. Pericoloso, eh? Cioè, perché io dovrei ignorare un mio simile solo perché il fatto non è andato a sposarsi in chiesa o in comune? Che differenza c'è fra me e quest'altro cittadino? Sai, e nessun politico gli ha detto: ma di questo passo dove andremo a finire? Perché io posso capire, lo Stato non può ignorare i suoi cittadini, perché se lo Stato e la società sono fatte dagli individui, ogni individuo, essendo all'interno della società, deve essere considerato. E se poi ci sono delle persone che vengono ignorate, quante altre persone si possono ignorare? E si comincia a dover ignorare le persone perché sono coppie di fatto, quando si comincerà a ignorare le persone perché sono dei peccatori? E dopo, una volta che si potrà dire non dobbiamo ignorare i peccatori, ma il peccato va punito, i roghi chi li accende? Ma guarda che io qui dal 7 febbraio 2007 l'affermazione di tale Monsignor Paolo Romero, neoarcivescovo di Palermo, che si permette di dire a un ministro dello Stato: taccia e impari a pregare. Cioè, questo deficiente coglione, pezzo di merda, ha detto al ministro Melandri, un ministro dello Stato italiano, di tacere. Ma siamo deficienti. Questo è veramente un delinquente. Ha minacciato un ministro e ha imposto al ministro di imparare a pregare, di sottomettersi a lui. Un ministro della Repubblica. Cioè, siamo veramente roba fuori di testa. Questo è eversione dell'ordine costituzionale. Sai, veramente è da indignare sta roba. Sai, ma lì poi il monoteismo si basa sull'ignoranza. Io prendo le parole di Francesco Paolo Casavola, forse il nome non ti è nuovo, e dice: in questi giorni, il Sole 24 Ore, in questi giorni la famiglia sembra proprietà privata o brevetto di invenzione della Chiesa Cattolica, perché l'unica voce sua difesa viene da questo soggetto collettivo più vecchio di ogni altro, essendo al mondo da 2000 anni. Le ragioni di questo vegliardo sono altruistiche, invocando il nostro bene con il suo. La famiglia sta nella Costituzione della Repubblica Italiana laica, il matrimonio è per tutti un istituto del diritto civile e solo per i credenti un sacramento, ma tant'è. Non avendo letto un libro di diritto romano per adulti, qualche adulto sa che il cristianesimo sopraggiunse quando da 10 secoli il diritto romano aveva strutturato quella cellula sociale chiamata famiglia? Se ne ricordò qualcuno dei padri costituenti quando nella prima commissione della Commissione dei 75 e poi l'Assemblea si discusse della definizione della famiglia per il testo dell'articolo 29. La formula società naturale andava incontro a obiezioni. La originarietà assoluta, sincronia rispetto all'apparizione di una specie umana, era smentita dalle diverse fasi del ricevimento.
il comunista ministro di giustizia Fausto Gullo richiamò la famiglia romana come antecedente immediato alla nostra. Citò Pietro Bonfanti, il romanista, che aveva teorizzato la natura politica della famiglia romana, quasi uno stato embrionale. Ma una frase la voglio rileggere e rimarcare. Non avendo letto un libro di diritto romano per adulti, qualche adulto sa che il cristianesimo sopraggiunse quando, da 10 secoli, il diritto romano aveva strutturato quella cellula sociale chiamata famiglia? Allora, questa viene da una persona non certo di poco conto, non di poca importanza, e qua non se la prende con la Chiesa cattolica, se la prende con l'ignoranza dei cristiani. Quando la Corte Costituzionale deve decidere, no, su dei provvedimenti che deve prendere, non si guarda soltanto la Costituzione, sì, come data, ma va a prendersi tutto il dibattito che c'è stato, che ha condotto a quella decisione. Cioè, quando noi abbiamo un articolo della Costituzione, noi abbiamo l'articolo, ma dietro a quell'articolo c'è tutto il dibattito che si è sviluppato, cioè tutte le obiezioni, io dico questo, tu dici quell'altro, il cattolico dice questo, quest'altro che ha detto altre cose, e si è arrivato alla mediazione, per cui è il dibattito che in realtà è quello che regge l'articolo. Ma c'è un'altra cosetta, Francesco, sì, che io qui ho sotto mano, ed è dal 13 febbraio, dalla Repubblica del 13 febbraio. I giuristi, lo so che è tardi, i giuristi, nessun limite costituzionale per quelle norme. È infondata l'affermazione secondo cui l'articolo 29 della Costituzione porrebbe dei limiti al riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali o non fondate sul matrimonio, come ormai è avvenuto in quasi tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale. È quanto sostiene il cartello di 23 costituzionalisti con la dichiarazione appello sull'interpretazione dell'articolo 29 della Costituzione. Cioè, praticamente la famiglia è una decisione che fa lo Stato. Non esiste un diritto naturale se non per i terroristi che fanno capo a Ratzinger e la sua banda di assassini. Per i terroristi che fanno capo a Ratzinger e la sua banda di assassini esiste una formas mentis, ma la loro formas mentis è quella della monarchia assoluta, è quella del pazzo di Nazareth che dice: fai quello che voglio io ti ammazzo. E non è accettabile che questa formas mentis entri nel dettato costituzionale o nella società civile, tanto per essere chiari. Francesco, sì, diamo, vuoi dire ancora qualcosa? No, beh, diamo, diamo via le telefonate. Via le telefonate così presto. Siamo veramente in ritardo questa volta. 049-600-600-048-38. Non siamo in ritardo, è troppo, sì, presto. No, per le telefonate. Pronto? Ciao, ciao, ciao. È vero che è troppo presto? Troppo tardi. No, allora sono Francesco, sempre in caso qua. Va bene, sei. In ogni caso, sento, comunque ho qua i giornali della Repubblica sul libro. Comunque se da sapo si pie, comunque Toast si ritira, diciamo, se ritira il libro, perché in ogni caso c'è sempre un libro di storia. È sempre un libro, diciamo, di documentazione. Documentazione. Se non altro le fotografie si potevano prendere. Le fotografie erano usabili. Eh sì. Però mi hanno trovato un altro stamattina. Io ho ordinato quello di Ariel Toaf, però non c'era. Ho trovato l'accusa del sangue di Ruggero Tarabella. Ah, le edizioni riunite. Sì, sì. Editori riuniti, sì. Storia politica di un mito antisemita. Sì, invece ce l'ho. Ce l'hai? Sì, tu lo sai, Ivano, essendo nato a Marostica, c'è una contesa, non ho messo più vicino qua, vi ho messo vero, mi hai visto? Sì, l'ho sotto a vedere il capitello che l'hanno coperto, sì, so dove è stato martirizzato il Beato Lorenzino. Ma hai visto il dipinto vecchio, il fresco vecchio? No, quello vecchio no, purtroppo sono arrivato già quando l'avevano censurato. Come hanno fatto sparire i quadri, sì, all'interno della Chiesa di Santa Maria? Sì, perché in paese, diciamo 20 anni fa, di più, anche 25, è venuto su una comitiva di ebrei, naturalmente, a protestare, insomma, cioè, protestare in una seduta, così, e infatti è sparito il quadro. Beh, anche la Chiesa di Santa Maria a Marostica c'erano due quadri con la scusa di dare il colore, sono spariti. Spariti, sì. Dopo ne ha fatto un altro bel dipinto con quei fioriti, quei cose. Sì, l'ho visto quello che c'è sopra. Sì. Niente, dopo che se è parte quello che è giusto, mi penso che comunque la casa editrice, come
Il mulino, quella il mulino dice che bisogna decidere, comunque non si è ancora detto. Comunque se, sarebbe brutto che tirasse il libro, perché un libro è sempre un sacco. I libri non si bruciano mai, si contestano, esatto, semmai. Esatto, comunque Ivano, io vorrei ricordare che l'ultimo libro è stato bruciato nel 1957 all'interno della questura di Varese in Italia, sì, cioè non secoli fa, 1957. Ma secondo te bruciassi un libro? Ma materialmente è stato bruciato, i libri ritirati, i libri, perché appunto qualcuno li chiamava blasfemi, sono stati ritirati dal mercato librario, sequestrati dalla polizia italiana, portati all'interno della questura di Varese e bruciati 1957. Dunque se passassi 50 anni non ecco. Mi passano. Perché a Tiglio siamo mandati, se poi magari può curare così. Adesso vede perché ha detto che Toaf dovrebbe fare dei ritocchi, insomma, ecco, delle giunte o dei tirare via delle robe, comunque. Non si sa. Dai. E dopo che c'è naturalmente un altro bella roba sul gazzettino Cultura e Società, che sei in mostra a Palazzo Venezia, non so se Giancarlo Ligabue sì, quello della grande madre. La grande madre, sì. È quello del coso, quello del Turco? Dell'Electa, no. Ah, l'altro ancora, no, perché anche in Turchia c'era una grande madre, una grande mostra. Turkmenistan. È Gabriele Rossi Osmida, che fa il punto su uno dei più affascinanti miti dell'antropologia. E vi informa un libro della letteratura lituana, e Gimbutas si battezzò l'Europa antica. Esce nel 2005, posticipato le idee del dunque le idee viventi della Medusa, è uscito nel 2005, ma io non credo di averlo, non credo di averlo. Ma tu stai comprando libri a manetta? No, neanche io compro tanti libri così, anche perché quando ne ho uno, fa citazioni, ripetelo, battalo in computer, eccetera, se non do lavoro che mi serve. Sì, ma appunto, ma tu hai il computer, appunto, cioè, a manetta non è che compri tanti libri, qui che mi interessa la tematica. Vabbè. Comunque, solo questo, non bevo, non fumo, non... Beh, è meglio, è un bellissimo. Sì, scusa, ma così. Certo, uno che vive, certo, infatti, meglio informarsi. Sì, no, beh, ma anche a me mi domando mai, a gente si dice, ma guarda, quanti libri hai tu, quanti libri hai? E magari il suo pensiero a 60. I libri non sono mai troppi, libri. Non sono mai sufficienti. Magari il silenzio dentro della gente si dice, ma come farà, già per la pensione, già per niente. Poco del manco del minimo, chissà, venderà droga forse. Quello qua sui libri. Venderà icone, sì. Icone russe. Il monsignor Bisaglia, la morte di Don Mario Bisaglia, un delitto perfetto, perché non gli ha trovato sì, dai. Il delitto, però non gli ha trovato la causa, cioè, il delitto, però non gli ha trovato. I Bisaglia erano dei boss qui nel delitto. Sai Francesco, il famoso Bisaglia? Sì, quello che era stato coinvolto anche, del perché aspetta un bambino esatto. Sparito, sì. Erano dei boss. Sì, che fa? Bene. E dopo che c'è uno che critica, beh, a parte quello la disputa sul massacro dei Catari, lettere Vittorio Messori risponde a Francesco Zambon, che replica ulteriormente Francesco Zambon. È uno dei maggiori studiosi italiani sui Catari, sul monumento dei Catari. No, ma comunque Zambon, ti dico, è un autore che ha scritto molto ultimamente sui Catari, ha fatto anche parecchie cose. Sì, ma Messori mi spara alto, no? Anche se Messori c'è gente qua, spara alto, senza sapere robe, insomma, per dopo fare la polemica, capito? Sì. Imbrogliare a che cose, così la gente capisce. Ma guarda, l'importante è creare il sospetto, capito? Esatto. È quello che succede sempre, cioè, anche se tu hai il ragionio, continuo a riaffermare le cose in modo che tu abbia il dubbio. Siccome l'onesto ha il dubbio, no? Esatto. Cioè la persona corretta ha il dubbio, allora l'infame cerca di introdurre il dubbio, no? Per spacciare falsità. Bene. Ciao Ivano. Ancora uno studio. Dio islamico,
critica Darwin e dice che è un terrorista. Ah sì, anche questo abbiamo, hai sì. Hai detto, sì. Fra poco dovremo cominciare a imboccarci a maniche anche là. È carnevale. Sì, appunto. Ok. Ecco, non mettetevi maschera da prete, perché no, anche no, no, era già proibito del travestista. Sì, come no. Sì, è proibito. No, sì, sì, proibito. Sì. Perché fa prurito, sì. No, allergiche e robe. Va bene, dai. Va bene. Ciao. Francesco, ma ho messo, sì, via. Sì, sì, perfetto, grazie. No, non ho messo via ancora, cioè quando arriva però, perché deve, sì, 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 lo sono andato, io vado su quella persona a controllare ogni sabato. Ok. Bene, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Naturalmente vi do appuntamento per le ore 19, continueremo con la percezione extrasensoriale. Francesco, cosa gli diciamo prima della via? Beh, ricordo agli ascoltatori, internet www.federazionepagana.com/radiopagana, trovate l'archivio delle trasmissioni dal 2003 in poi, insomma, perciò avete parecchia roba da riascoltare. Fate conto che in questo momento su federazionepagana.it arrivano una media di 160-170 persone al giorno e scaricano circa dalle 5 alle 600 pagine al giorno per 1000 rotti accessi, per cui è un successo notevole. Però siccome ho sentito che il mese scorso la RAI ha fatto 68 milioni di pagine aperte, allora sono rimasto male, perché il sito federazionepagana.it non ha fatto 68 milioni di pagine aperte. Ma mi sembra possibile, la RAI sì e io no. Va bene, vi do appuntamento per stasera. Ciao, vado con la pubblicità, giusto con Alvise.